di passaggio. Gli alberi sono la grande ricchezza della Val di Fiemme. Da secoli la popolazione trae prosperità da questo patrimonio naturale grazie a un'istituzione che ha 900 anni, la magnifica Comunità di Fiemme, che gestisce pascoli e boschi della fascia alta della valle. Gli utili ricavati dalla vendita del legname vengono investiti in opere di pubblica utilità, come il ripristino delle baite in alta quota. Per questa, che è chiamata la baita delle vacche, è stato utilizzato un metodo di costruzione chiamato Blockbau. La comunità ha voluto adottare questa tipologia di costruzione, che da noi si vede poco in valle. C'è una costruzione o due, troviamo tipi di costruzioni simili in Germania, al nord Europa, in America, qualcosina in Alto Adige, però sta prendendo pian pianino piede anche qui da noi. Il mio lavoro consiste nel rifacimento delle baite, è un lavoro bellissimo perché posso fare il muratore, parto dalle fondamenta, faccio lo zoccolo in pietra, faccio la struttura in legno, il tetto, il camino, le grondaie, gli interni. È un lavoro vario. A me capita rarissime volte di alzarmi al mattino e dire oggi non ho voglia di lavorare. Prima della ricostruzione nella vecchia baita, per 6 anni d'estate, la signora Ebner ha vissuto qui con la sua famiglia di pastori e un gran numero di animali. Avevamo le mucche dei contadini qua, manze, cavalli e poi le nostre vacche da latte, pecore, capre, conigli, galline, un asino, maiali, 3 maiali. Qua abbiamo dovuto portare su tutta la roba a spalla. Anche i maiali abbiamo dovuto portarli così, che si faceva un po' fatica, sì, perché i maiali non è che sono proprio da pascolo. Luce non c'era, insomma, televisione, niente, telefono i primi anni neanche. Eravamo senza, insomma, proprio al naturale eravamo qua. Ogni tanto per fare la spesa o mio marito andava fuori a casa nostra per fare il fieno e quel periodo sono rimasta sola qua. Quando c'era un temporale, prima era il tetto di lamiera, si sentiva un rumore tremendo quando grandinava e pioveva e poi i temporali erano abbastanza forti, però a me non faceva niente, non avevo paura. Abbiamo portato su i nostri nipotini e sono passati delle persone di Milano. Allora mi facevano: ma signora, come può fare stare qua con bambini così piccoli, senza televisione, senza telefono, e se succede qualcosa come si fa? E allora ho detto: beh, si fa come anni fa, se succede proprio qualcosa si porta giù a spalla. Qui le porte sono senza serrature. La comunità ha fatto un bel esempio di ospitare anche gente, diciamo, fra virgolette, da fuori. Perché qui ci sono due locali. In estate la parte principale viene adibita esclusivamente per il pastore. E lì, sulla sinistra, vedete una porticina un po' più piccola, c'è un piccolo bivacco che potrà ospitare i nostri escursionisti che si trovano col maltempo fuori,
potranno ripararsi e dormire per una notte e poi il giorno successivo proseguire sulla loro strada. Quando il pastore ha finito il suo alpeggio, come in questo caso ha preferito prendere la sua roba, metterla nel bivacchetto ed ha messo a disposizione di chi ne avesse bisogno il suo locale, che è molto più grande e molto più abitabile. Tutto sbagliato, io formai domani, no Giovanni se sono decente. Che guarda da vecchi se volessi ora. Io non ho girato tanto, però in molte zone dove sono stato ci sono delle belle, bellissime baite, però le trovi chiuse. La baita chiusa non ha nessuna utilità. Io penso che l'ospitalità bisogna rispettarla, dire ai nostri escursionisti della montagna, potete venire. Troverete aperto, c'è la legna tagliata, però il giorno successivo lasciate pulito perché dopo di voi ci sarà qualcun altro che prenderà il vostro posto. Nel passato qui si saliva a raccogliere il fieno e il bosco veniva tagliato regolarmente per lasciare spazio ai pascoli. Verso il 55-60 è cominciato a provare a mettere su le bestie in malga, no? Siamo arrivati su anche 190 capi abbiamo messo su qua di bestie. È diventata una malga anche buona. Adesso invece comincia un po' a imboschirsi, però la comunità ci tiene ancora abbastanza alle malghe, a avere sti pascoli. Vede che ha fatto il suo anche il baito e insomma. Il legno della baita, costruita anche grazie a fondi europei, è completamente naturale e a chilometri zero. Proviene tutto dalla Val di Fiemme ed è stato preparato nella segheria della magnifica comunità. Io adesso prendo questo strumento, che in gergo chiamo copiatore, che vediamo una punta e una matita. Io dopo aver posizionato il tronco, vado a copiare la parte sotto e a riportarla nel tronco sopra. Tenendo le bolle in posizione corretta avremo la tracciatura nel punto desiderato. Se il lavoro è stato svolto correttamente, otterremo il risultato che poi vedete qui. È una costruzione che poi alla fine appoggerà solo sugli spigoli. Questa è una casa assolutamente ecologica, non ha né chiodi né viti. Mi sembra che il lavoro sia stato fatto bene. La magnifica comunità di Fiemme, che ha sede in un palazzo rinascimentale di Cavalese, in provincia di Trento, è stata fondata nel 1111. Chi abita nella valle da almeno 20 anni fa parte della comunità e viene chiamato vicino. I vicini di Fiemme hanno dimostrato un grande intuito e realizzato un altro modo di possedere. Non hanno venduto le foreste, come purtroppo è successo altrove, ben sapendo che salvaguardare il bene comune avrebbe fruttato molto di più e in modo duraturo. Intuito, ma anche consapevolezza delle insidie del mercato internazionale, aggressivo e spregiudicato. La comunità ha portato avanti gli anni scorsi dei progetti per valorizzare l'uso del legno locale. Utilizzando un legno prodotto qui in Val di Fiemme, si è consapevoli che si utilizza un prodotto che proviene da foreste gestite secondo determinati criteri, quindi un prodotto qualitativamente e ambientalmente più di maggiore valore, insomma. Molto spesso anche da aree esterne all'Italia provengono dei prodotti che hanno un costo inferiore perché la manodopera costa meno, perché ci sono meno regolamentazioni anche in alcuni paesi, soprattutto dell'Est Europa. A 1879 metri di altezza di fronte al lago di Cece nel massiccio del lago Rai c'è un'altra baita, sempre aperta e ricostruita dalla magnifica comunità di Fiemme.
si trova alla fine di un sentiero particolare, largo e comodo, che consente alle persone diversamente abili di arrivare in carrozzina fino al lago. Sì, l'estate, quando la temperatura permette, vengono col pulmino fino qua all'inizio, poi vengono su pian piano. Ci sono le piazzole dove possono fermarsi, da una parte loro con la carrozzina, dall'altra parte ho fatto una panchina del tavolo, in modo che l'accompagnatore può sedersi. La mia vita qua, ci ho lasciato la schiena. Io non sono preoccupato, ecco, per il degrado, come si voglia dire, della montagna, non è così marcato. Io sono abbastanza fiducioso. Ci lavoro dentro, vedo che si fanno delle belle cose, ripristino baite, sistemazione delle strade, consolidamento delle frane, e penso che siano dei soldi ben spesi. Nella nostra realtà di qui della Val di Fiemme non vedo questo grande abbandono della montagna come da altre parti. C'è gente che ci tiene molto a valorizzarle, perché è un interesse anche mantenerle pulite, belle anche nell'aspetto, perché poi c'è un ritorno economico per tutti.